cittadino, perché tanti di voi, pur non avendo avuto un rapporto continuativo con me, perché sono stato poco presente nella società, ma vi sono stato molto vicino negli atti, e tantissimi di voi mi hanno sostenuto, mi hanno apprezzato e con me hanno condiviso il percorso che ho sviluppato. È vero, ci troviamo in una terra che ha bisogno di noi tutti. Non lo dimentichiamo, San Luca è il cuore dell'Andrangheta, così come Platini, così come tanti altri territori della Ionica, della Tirrenica, e a questi territori che ancora l'Andrangheta nel mondo fa riferimento. Questo non lo dimentichiamo mai. Però è proprio questo che ci deve spingere a fare di più, perché il nostro campo qui a San Luca è stato rimesso a posto con tanto amore, perché siamo convinti che in San Luca, come in qualunque altro territorio, ci sono tantissime persone buone, tantissime persone che possono essere recuperate, tantissime persone che riescono a portare, riusciranno a portare l'Andrangheta dall'altra parte, dalla parte della legalità. È vero, lo Stato ha un dovere forte, che è quello di intervenire per contrastare l'Andrangheta nelle sue attività, queste proiezioni internazionali nel traffico di stupefacenti, come nel riciclaggio, in tante altre attività, devono essere contrastate in modo efficace. Sono anni che ciò avviene, e ciò avviene perché vi sono dei magistrati straordinari, che io saluto tutti e porto con me sempre nel cuore, così come degli appartenenti alle forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ex forestale, Guardia Costiera, Esercito, tutti coloro che partecipano in modo sinergico per portare avanti questo percorso che è fondamentale. E però ciascuno di noi ha avuto un risultato straordinario, perché ha avuto nel proprio cuore sempre un obiettivo ulteriore, che non è solo quello di fare il proprio dovere, è anche quello di stare vicino alla gente, la gente che ha bisogno. Ciascuno di noi che ha lavorato qui e che continua a lavorare porta nel cuore una sofferenza, la sofferenza dei più deboli, la sofferenza di coloro che subiscono, la sofferenza di coloro che non hanno voce, e noi a questi vogliamo dare voce. Ecco perché mi è piaciuto molto l'intervento del caro amico Gullì, il nostro prefetto, che anche dalla cittadinanza di San Luca è molto apprezzato per le cose belle che sta facendo. È un territorio questo che apprezza chi lavora bene.